Una polemica è scattata a pochi giorni dal Natale, è scoppiato infatti ad Abbadia San Salvatore il caso dei crocifissi nelle aule scolastiche. Durante l'ultimo consiglio PDL e Lega Nord hanno presentato una mozione che fa riferimento alla sentenza del 3 novembre con la quale la Corte Europea per i diritti dell'uomo afferma come l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche dello Stato italiano costituisca una violazione dei diritti fondamentali in quanto si limita il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le proprie convinzioni e il diritto degli scolari di credere oppure non credere. E tale mozione del PDL e Lega Nord appunto è stata di fatto bocciata dall'amministrazione comunale di Abbadia che ha deciso appunto di togliere i crocifissi delle aule delle scuole. Ma vediamo il servizio, il primo intervistato sarà Andrea Tondi, capogruppo del PDL, dunque promotore della mozione, il secondo Stefano Flori, capogruppo del PD. Vediamo. Noi del PDL di Abbadia San Salvatore abbiamo presentato questa mozione in quanto riteniamo che il crocifisso rappresenti un simbolo di pace, di tolleranza e di uguaglianza fra i popoli di valore universale. Inoltre, da italiano, penso che rappresenti anche la mia identità, l'identità della nostra nazione. E siamo fieri e orgogliosi che tale simbolo possa essere esposto all'interno delle aule delle nostre scuole. Vorremmo piuttosto che chi si è espresso in maniera contraria a questa mozione spiegasse le proprie motivazioni ai cittadini. Abbiamo bocciato la mozione presentata dal PDL Lega perché presentava delle inesattezze, come ad esempio l'affermazione della Corte Europea si intrometta negli affari italiani. E soprattutto perché il nostro gruppo vede un modo di fare pretestuoso e strumentale e non accetta questo modo di fare quando si tratta argomenti di questa importanza. E poi dico, l'abbiamo respinta anche perché questa mozione viene da un gruppo dove c'è la Lega che con certi esponenti di spicco fa delle affermazioni e degli attacchi come quella ultimo all'arcivescovo Tettamanzi, dove veramente non prende mai in considerazione valori quali la carità, il rispetto e l'integrazione. Del resto non spetta ai comuni levare il crocifisso dalle aule scolastiche, ma bensì allo Stato italiano se recepirà, e quando verrà recepita questa sentenza, farà nuove regole. E poi riguardo sempre al crocifisso, credo che sarebbe importante riprendere lo spirito di Assisi, quello del Papa Giovanni Paolo II, quando organizzò l'incontro con tutti i maggiori leader delle religioni, di tutte le religioni del mondo, a pregare tutti insieme. Io credo che sia questo importante. Per noi vale questo. Devi essere. E su questo argomento la nostra redazione vi terrà sicuramente informati. Passiamo adesso al comprensore.